Play. Tutti scuole pecellini, sono Mavity di The Little Sharks e vi do il benvenuto in questo 26esimo episodio di Hey Monster, il miglior gioco MMORPG per Android. Ragazzi, sto cercando altri giochi tipo questo, ma non ce ne sono. È pazzesco. Vi ricordo di guardare i tutorial, ve li ho fatti di tutti i colori se volete giocare con o senza emulatore per PC. Ce ne stanno di tutti i colori. Guardate nella playlist dove sta anche questo video. Cercate tra i primi video, insomma, ci sono i tutorial su come scaricare e giocare a questo gioco. Questo è per i nuovi, ma per i vecchi, anche per i nuovi, ricordatevi che c'è un gruppo Telegram dove si parla ogni giorno principalmente di Pokémon. Potete conoscere il VIP Jagton, che ormai sta dispensando consigli come se fosse tipo una fattucchiera che fa lì e ti legge le mani: vedo la tua squadra Pokémon, e lui fa tipo cose di questo tipo. Penso che dovremmo iniziare a dargli tipo un euro ogni volta che ci dà una previsione di una battaglia o di un Pokémon, perché voglio dire, sto ragazzo deve pur fare qualcosa nella vita. Se continua a dar consigli a noi non combina un cazzo, almeno lo trasformiamo in un lavoro. Detto questo, Jackson ti love e ti saluto. Come sempre nei video stai comparendo quasi più tu che me. Comunque, in questo episodio, cosa molto importante, vi devo far vedere il mio nuovo mouse. Ok? Me l'ha regalato my brother dalla Danimarca. E ragazzi, è il nuovo mouse della Logitech, il G502, una cosa del genere. Beh, pazzesco, c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 814 tasti. Si apre lo sportelletto qua sotto, si mettono i pesi. Insomma, è un casino di mouse, troppo figo. Ok, non so quanto costa perché è un regalo, quindi non me lo chiedete. Detto questo, che cosa facciamo in questo episodio? Molto, 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 molto importante. È da circa l'episodio 21 che voi mi scrivete nei commenti notizie riguardo, cioè, delle tecniche per catturare i Pokémon facilmente di qualsiasi grado. Allora, io devo fare i complimenti a queste persone qui. Allora, ad Andrew Mariani, che è stato il primo, poi che è stato il primo a tirar fuori questo argomento. Poi c'è FrenchyXD68, poi ne ha parlato Antonio e ne ha parlato Samu23. Se mi sono saltato qualcuno, scrivetemelo nei commenti, scusatemi. Oggi seguirò esattamente quello che dice Antonio e faccio i complimenti a lui, perché è stato il più preciso, proprio bello, schematico, una tabellina semplice semplice, e seguirò esattamente quello che dice lui, dalla A alla Z. La tecnica di Andrew Mariani è particolare perché lui non utilizza per niente Pokéball, ma lui ogni volta che ottiene Pokéball se le vende perché guadagna big money e va solo di Great Ball e Ultra Ball. Non utilizzo quella tecnica per un semplice motivo, che non conosco esattamente le proporzioni, cioè lui me le ha dette, però non funziona al 100%, forse perché c'è questo discorso delle Pokéball sulle Great Ball, e può essere un problemino. In ogni caso, utilizzo appunto quello che ha scritto Antonio, quindi in questo video sarà la tecnica che ha detto Antonio. Però per fare questo andiamo avanti nella storia, tanto ci sarà sicuramente un punto in cui bisogna, insomma, catturare dei Pokémon, e proveremo subito la nostra tecnica su dei nuovi Pokémon per completare il Regional Pokédex di nuove aree. A proposito, sono arrivato a livello 43, la squadra avanza, sono tutti viola, ora si va di Strang, non me ne frega un cazzo, ragazzi, ora li voglio tutti a Strength 2, c'ho solo Charizard, mi faccio uno squadrone della morte. Per l'appunto stavo vedendo un film sulla seconda guerra mondiale con gli SS, Squadrone della Morte. Mi ricorda anche i video di Ark. Ma io ce l'ho nella testa lo Squadrone della Morte. Comunque, ci stanno sti Pokémon che si stanno allenando da 80.000 anni. Siete arrivati? Finalmente arriva la 43. E avete rotto la minchia. Ok, Shiny Weavile mi impara Metal Claw. Metal Claw è carina come mossa, però Nasty Plot mi sembra migliore. Metal Claw, tra l'altro, ha il 95% di accuracy ed è meno potente, è di tipo acciaio, però onestamente Fighting, Ice e Dark le preferisco. Is attacked with Steel Claw, it may also raise, però questo può aumentare l'attacco della persona. Mentre questo riduce la speed, questo è troppo forte, non glielo toglierò mai. Night Slash,
Ha aumentato in pratica il danno critico. Allora, no, lasciamo perdere. Forget, non mi interessa. Questa no, non la voglio. Cancel. Ok. Vediamo invece Rhyperior che cosa mi combina. Ammerarm. Oh my god. Allora, ora qui penso che vada via fuori dai coglioni Fury Attack. Allora, onestamente, questa mossa Power 100, accuracy 90%, quando la uso mi diminuisce un attimo la velocità. Però penso di eliminare, di toglierla e metterla al posto di Fury Attack. Perché Stomp mi può far tentennare il nemico. Takedown comunque c'ha, cioè, mi fa un attimino male, però c'ha 90 di power. E Horn Attack è quella proprio più semplice, semplice, semplice. Quindi la metto al posto di Fury Attack. Benissimo, e vediamo il Gyarados che cosa mi impara. Niente, Charizard mi impara qualcosa? No, niente. Ho tutta la mia squadra praticamente a livello 43. Chi mi manca? Ok, l'unico Pokémon che mi manca è Bellossom, quindi mettiamo ad allenare Bellossom, Snorlax, Grimer, perché non è Mach quello. E chi altro? Potrebbe essere interessante. No, 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 Clefable. Clefable ne possiamo allenare un altro ancora, ed è questo qui, Togekiss. Ok, mettiamo questi signorini a start training. Giovane! Perché non funzioni? Ok, va bene. Ok, la nostra avventura continua nella città di Cerulean. Come caspita si chiama? Beh, sì, nella Cerulean City. Vai, vai, vai a parlare con Ugo, tranquillo. Sulla Route 12. Ah, stiamo tornando una. No, non è indietro. È in avanti la Route 12 perché. Ma mi sto confondendo con la serie su Minecraft. A proposito, cosa ne pensate del video che è uscito la scorsa settimana su Minecraft con i Pokémon, con Devitz? Il bordello è successo, fatemi sapere anche quello. Ma soprattutto andate a scrivere sotto quel video che cosa ne pensate. Active Gift, molto oh, tutto molto interessante. Cazzo me ne frega, pampa. No, vabbè ragazzi, io ho ricraftato questa canzone, però non voglio dare un nome e cognome così in diretta. Ok, è arrivato il momento allenatori della Route 12. Non so se riuscirò a sconfiggerli, ma io ci provo. Tanto c'ho tutti i Pokémon a livello bestia, livello 43, 43, tutti viola. Quindi proviamo a fare la big distruzione di massa con il Charizard. Ragazzi, questa parte ve la velocizzo, ve la taglio un po' perché non è il centro del video. Dopo ci mettiamo a catturare i Pokémon con la tecnica elencata e strutturata da Antonio. Ok, scuole pesciolini, mi rimangono solo due allenatori a 2 stelle perché la Route 12 l'ho completata, quindi vi faccio vedere solo questi combattimenti con questi due allenatori che praticamente non è che ho perso, ma un po' come me l'hanno ucciso, quindi faccio vedere solo questi qui che dovrebbero essere i più emozionanti. Oh! Sì, perché qua contro questo maledetto c'era un golem che mi ha un attimo fatto un culo così. Effettivamente ci stavo pensando a farmi un golem. Nella mia squadra, fatemi sapere nei commenti che ne pensate dei golem come Pokémon da combattimento. Insomma, vedete, se non ammazza il Bellossom, mortacci sua. Però poi vedi, crolla come una merda sotto gli effetti dell'erba. E poi c'è anche il Wartortle brutto brutto che finisce malissimo perché il mio Bellossom gli fa un culo a 4 chiazze. E sono cose da studiare. Farfetch, Farfetch, mo tu dimmi, ma che minchia c'entri in questo combattimento? Ma te ne potevi stare alla casa? Cioè, io dico. Shiniweaver ve lo sto chiamando solo perché una volta che vince l'animazione che fa mi piace troppo, ragazzi, è troppo bello. Vai, Net Slash, che è una mossa super veloce, gli fa un bordello di danno. Guardate, Madonna, ma quanto sei figo quando fai questa. Madonna mia, mi fa impazzire. Sto iniziando a vincere i primi artbook arancioni. Eh sì, perché dopo il viola c'è l'arancione. Ok, allora, curiamoci un attimo i Pokémon e procediamo. Chi cazzo c'è? Chi c'ha Dragonite qua vicino a me? Ok, si sta impallando il gioco. Altro sfidante. Questo c'ha un Kingler. Allora, Kingler, fatemi sapere anche di questo Pokémon. Perché effettivamente, quando me lo trovo contro, è un Pokémon abbastanza bastardino. Solo che magari arriva Jackton e mi dice: ma è squishy come la merda. In effetti sì, perché è veramente una schifezza, cioè non prende affatto danni. Ovviamente quando combatte contro la sua debolezza, che sarebbe il Pokémon Erba. Guarda caso, chi ho schierato al primo posto? Bellossom. Eh sì, sono cose che capitano. Perché anche ai migliori Kingler di questo mare finiscono bolliti insieme a due tagliolini e ci facciamo i tagliolini agli scampi, ai crostacei,
Ah, tagliolina qualcosa rifacciamo. E mo metto Charizard, mortacci tua. No, 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 no. Cioè, ma io dico, secondo te è normale che il Bellossom che c'hai è così pirla che si fa shottare come un coglione? Ed eccoci, siamo arrivati alla missione di cattura dei Pokémon, esattamente quello che volevamo fare dall'inizio di questo video. Allora, vediamo un attimo quali sono i Pokémon di questa zona. Figo Tirogue. Allora, di questi Pokémon sono ben 8, io ne ho già 4, quindi mi manca Tirogue, Venonat, mi manca Sunflora e Mantine. Molto fighi, quindi mi mancano 2 C e 2 gradi B. Ma di gradi D ce ne stanno? No, non ci stanno gradi D. Cioè, praticamente i più merdosi sono i gradi C. Qui ci stanno una marea di gradi B. Non ha senso questa cosa, ma facciamo finta di crederci. Quindi, per catturare... Ah, sì, è ripartito il giorno. Allora, per catturare un grado C servono 3 Pokéball e una Megaball. Proviamo, appena ne troviamo uno. Eccolo, grado C, Venonat, che ci serviva esattamente per la quest. Quindi 3 Pokéball e una Megaball. Io gliene inizio a sparare così, 3 Pokéball. Cioè praticamente un grado C ci sta costando 3K più quanto va... No, beh, di più di 3K, 4.500 se le compriamo. Più 3K, 7.500 soldi. Quindi se lo calcoliamo in money sono circa 7.500 soldi per catturare un grado C. Interessante. Allora, questa è la seconda Pokéball che li tiro. Ora arriva la terza e poi andiamo di Mega Ball. Terza Pokéball. Non dovrebbe entrare ancora. A meno che non sono proprio lo sculato di turno. No, infatti non mi sento mai super sculato, insomma, voglio dire. E Great Ball. Vediamo un po'. Ora dovrebbe essere preso al 100%. Cioè, questa tecnica dovrebbe funzionare al 100%. Ti prego, funziona, perché sennò mi fanno bruttissime figure. GG, GG ragazzi, è esattamente come è andata, però io sono San Tommaso, sì, no, cioè mi chiamo Mamid, però sono San Tommaso, perché non ci credo che funziona, cioè magari sono stato fortunato, quindi ora la riproviamo. Olele! Altra possibilità contro un Tirogue, quindi stessa tecnica perché è sempre un grado C, utilizziamo 3 Pokéball e una Great Ball, quindi prima Pokéball. Ovviamente la prima Pokéball ha fallito, gli tiriamo la seconda Pokéball. Anche la seconda fallisce, terza Pokéball. E ora, signori e signori, il nostro Tirogue di grado C dovrebbe essere preso con l'ultima Great Ball. Ti prego non mi far far figure di merda, ti prego non mi far far figure di merda, ti prego. GG, veramente GG ragazzi, che tecnica spettacolare. Cioè noi sappiamo esattamente quante cavolo di Pokéball, Great Ball e Ultra Ball servono. Fantastico, è veramente fantastica questa tecnica. Ma io voglio anche sperimentarla sui Pokémon di grado più alto, quindi mi auguro di trovare dei Pokémon di grado B. Continuo la mia cattura. Allora, il Venonat non me ne frega decisamente niente, quindi ti brucio, ti sfanculo. Appena trovo un altro Pokémon, riproviamo la tecnica. Ok, è il momento di un Pokémon di grado B. Questo è un Farfetch. Allora, ce l'ho già, però comunque devo fare una quest che devo catturare 5 Pokémon. Quindi 2 li ho già presi, qualche Pokémon lo devo catturare. Allora, per il grado B servono 2 Pokéball e una Ultra Ball. Interessante, quindi non sprechiamo le Great Ball. Allora, vai di Pokéball, vai Farfetchino. Seconda Pokéball. Bene, e completiamo la nostra cattura con una Ultra Ball. Vai con l'ultra, ti prego, fai che funzioni, se no faccio una figura di merda, ti prego, fai che funzioni, se no faccio una figurissima, ti prego, entro. Mamma mia ragazzi, 3 catture su 3, cioè preciso proprio come, è come un orologio svizzero, no, Novi. Va bene, basta battute di merda. E siamo così sculati che ci viene anche il Pokémon di grado B che ci manca. Vieni qua, bella Mantine. Allora, Pokéball, tanto te ne devo tirare 2 Pokéball e una Ultra Ball, arriviamo. Seconda Pokéball, signori, mi ha one-shotato Charizard con un colpo, cioè tipo mi ha tirato uno sputo, Charizard morto, stecchito, distrutto. Mi ha shotato anche di pelle. Sti cazzi, ragazzi, mi fate sapere se è il caso di allenare un Mantine nella squadra. Scrivetemelo nei commenti. Vabbè, intanto io ti catturo con una Ultra Ball. E terminiamo qui questa cattura. E non ti far mai più vedere che mi stai un po' sulle palle, capito? Dai, ti prego, entra.
E anche qui siamo andati al 100% di cattura. Ragazzi, non li sbagliamo più i colpi. Incredibile. Anche per finire queste quest stupide. Cioè, così è troppo, troppo, troppo veramente easy. Magnifico, ma soprattutto per i Pokémon di grado A. Nessun più cervellamento con il rischio di perderlo. Ultimo Pokémon della Route 12 che ci manca e ci serve anche per completare la quest è Sunflora. Quanto sei carino e puccioso, madonna, vivo che io ti voglio solo perché sei carino e puccioso. Come al solito tiriamo la seconda Pokéball per prepararci a tirare la Ultra Ball. Bene Sunflora, è arrivato il momento di entrare nella nostra squadra e toglierti dai maroni e non scassarmi più la minchia. Vieni Sunflora, vieni nel mio zaino perché ci sono tante altre palline che posso tenere insieme a te, Mahuan. Sunny Day, interessante questa mossa, che cosa fa? The Sun Blades for Chim- pa- ah ok, mette il sole nel combattimento, bellissimo. Ok squali pesciolini, anche per oggi questo video è terminato. Mi dispiace, non piangete vi prego. Torneremo settimana prossima, stessa ora, stesso canale, stesso orario, stesso giorno, stessi contenuti. Quindi stesso tutto. Cambia, ci sarò sempre io che farò delle cose un pochino più sceme o un pochino più diverse. E intanto ti ringrazio per aver visto il video fin qui. Lascia un like, commenta e condividi per sostenere il canale, la serie, me e tutto il mondo. La pace, la fame, sai ci sono questi problemi da sostenere. Con quel pollicione si sostiene tutto, vai tranquillo, parola di Mamid. Ci vediamo. Ah, se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag buona caccia. Hashtag buona caccia. Ci vediamo nel prossimo episodio. Alla settimana prossima. Un saluto, Sharkzen a tutti. Ciao.